It must have been love. Sarebbe dovuto essere amore, ma alla fine, come dice la canzone, la bellissima canzone dei Roxette, che piace tantissimo a una persona speciale che io conosco, non è stato amore, e invece è amore qui su questa radio perché siamo con Gabriele Giardini. Buonanotte, Gabriele. Caro Massimiliano, e un abbraccio ai nostri radioascoltatori di cuore. Un abbraccio anche da parte mia e un grande saluto e un bacione Grazie. anche al nostro Roberto che non è con noi questa sera perché alla Fiera del Libro di Milano. Adesso Ah. vi dico bene perché. Quello che mi ha scritto. Sì, alla Fiera Ce de. l'hanno seguito. Alla Fiera Ecco, de. ce l'hanno. Scusa? Pronto? Ce l'hanno sequestrato il nostro amico Eh beh, sì, Roberto. Sì. esattamente come tutti sapete, Roberto è un editore, quindi ogni evento che riguarda. Alla tripla W, punto Gabriele Giardini, tutto attaccato e tutto minuscolo, punto com. Sono disegnati due occhi marroni, la linea che congiunge le due natiche è la linea del naso, e da essa, nella parte più bassa, si intravedono le narici, mentre su il volto è incorniciato da dei capelli fluenti, tipici femminili. Che direi essere. Sicuramente un'opera con molto curato.
nostro Gabriele Giardini, ma anche un'opera piuttosto ironica, no? Molto espressivo, ed è questo volto è composto principalmente da due natiche. Ecco, ma lascerei adesso la parola a te perché sentiamo appunto il genio che ha creato questa bellissima opera e anche molto divertente. Prego, Gabriele. Carissimo, carissimo, grazie per la descrizione in merito a cui hai diciamo, estrapolato l'anima di quest'opera. È un'opera diciamo, particolare, come tu puoi ben vedere, anche perché abbiamo dato valore e parola a una parte che normalmente. Altre persone della e avevano un grande desiderio di questa morbidezza e allora parlavano sempre di questa parte posteriore femminile. Allora a quel punto ho voluto elevarla, quindi le natiche diventano tipo le guance, la bocca, la parte diciamo della rientranza di questo sedere posteriore molto tornito. E poi ho fatto dei capelli, tutto fatto con il pirografo, cioè una penna, diciamo ai nostri ascoltatori che cos'è, e ai più che non sanno, è una penna incandescente che va a bruciare il legno, in questo caso innanzitutto, e è simpatico perché è particolare, gustoso, perché racchiude molto spesso, vedendolo così, dà l'idea proprio di un volto. Molto espressivo. Quindi, alla fine ha avuto un successo enorme, però mi sono poche, se non pochissime, opere di questo tipo, perché quindi con questa tiratura, perché penso e credo che debba essere un'opera unica e nell'unicità dell'opera stessa noi, e io stesso apprezzo il valore artistico che bisogna dare e cercare di trasmettere agli altri che possono necessariamente vedere l'opera in questione. Ma sì, Quindi infatti presumo io di essere stato esaustivo. assolutamente, io aggiungo che benché sia un'opera anche piuttosto divertente, ironica, è comunque sempre caratterizzata dalla grande con questa penna. È una pirografia, Pirografia, quindi è ecco. una penna incandescente, Eh che è sì, una spina. infatti, Sì, è una penna incandescente. purpurose. Quasi, anzi, nello stesso modo potrebbero essere addirittura calcate su una fotografia, perché questo posteriore è veramente fatto benissimo, indipendentemente dalla.
cosa, caro Massimiliano. Volevo aggiungere una cosa, caro Massimiliano, prego, prego. Prima che me ne dimentichi. Quest'opera è talmente particolare che se io volevo dare, se una persona, una donna in questione, fosse andata in perché praticamente questo volto disegnato e in questo caso pirografato su questa tavola è compensato, ma se fosse stato reale, diciamo, se fosse stato dipinto su un sedere donna, diciamo che sarebbe stato coperto, cioè avrebbe avuto la valenza diversa, perché avrebbe avuto un doppio volto, il suo volto principale e il secondo volto che era il posteriore. Quindi è talmente, come dicevi te anche, e ti ringrazio della tua analisi artistica, è talmente reale come viene, diciamo, come è stato lavorato, che alla fine sembrerebbe un proprio veramente un secondo volto, quindi non genera più quel, come dire, quella morbosa curiosità. Ad una ironia sulla su ciò che questi anche in una parte del corpo femminile che invece di solito provoca delle ben altre. Con l'unica colpa che era omosessuale, e quindi verrà, dovrebbe essere fatta una mia opera in onore e in ricordo di questo dolce ragazzo che purtroppo è stato ammazzato. Ma oltre questo, poi vi renderò dotti sia a te, caro Massimiliano, che ai nostri radioascoltatori anche di altre cose successivamente, nel momento in cui verranno effettivamente potute realizzare. Nel frattempo io, come mi hai anche accennato, per motivi anche di tempo, volevo salutare appunto te, Massimiliano, Roberto, che ci sta seguendo sicuramente, i nostri radioascoltatori affezionati, e li abbraccio uno per uno, mio padre e quindi la mia famiglia, in particolar modo mio padre, che con gioia ci ascolta, è un affezionato ascoltatore, la mia ragazza Roberta, e poi tutte le persone che un giorno ci seguiranno. Ecco, e io auguro a loro di avere insieme a noi un percorso artistico insieme, radiofonico. Ecco, io ringrazio in primis te, Gabriele, che sei sempre così puntuale e così sollecito ai nostri inviti, e di questo ti ringraziamo davvero tantissimo. E grazie a voi. Grazie a te. Saluto tutti coloro che hai salutato, in particolare Roberto, il papà, che ancora non conosco, ma sicuramente, anzi forse nella mia adolescenza l'avrò visto sicuramente, sì, qualche volta, sì, sì. Perché ricordiamo che io e Gabriele abbiamo frequentato le stesse scuole medie, anche se sì, in classi diverse, perché lui è un anno più piccolo di me, sì. E saluto anche la tua fidanzata, posso chiamarla fidanzata oppure...
Penso di sì, no? Pronto? No, ho detto, ho detto saluto anche la tua fidanzata Roberta. Sì, grazie. Prego, che ogni tanto apprezzo molto nelle pubblicazioni delle sue foto. È veramente, secondo me, molto talentuosa. Poi, sì, è molto brava. Poi sicuramente la tua vicinanza avrà stimolato questo talento già naturale. E poi in particolare saluto sempre tutti coloro che puntualmente saluto, che ascoltano questa trasmissione. L'elenco è lungo, non lo dirò a tutti. In particolare un bacio grande e un abbraccio alla nostra Ekaterina. E hai visto, Ekaterina, la canzone che più ti piace l'ho posta come sigla iniziale questa sera di questa puntata, It Must Have Been Love dei Roxette. Bene, dal mondo in parole a regola d'arte è tutto anche per questa sera. Un caro saluto, una buona notte a tutti voi da me e da Gabriele Giardini. Buonanotte.